Ancora nessuna notizia di Luigi Luca Catania, 46enne, appontato in servizio dal 2000 presso l'arma dei carabinieri di Finale Ligure, scomparso lo scorso venerdì dalla sua abitazione in Magliolo. Ore di angoscia per familiari, parenti, amici e colleghi, mentre si battono tutte le piste allargando l'area di ricerca oltre gli angoli del paese, dall'abitato ai boschi fino al Melonio, indagato con l'ausilio di fiamma l'elicottero del nucleo di Villanova d'Albenga, di un centinaio tra soccorritori e volontari e del fiuto dei cani molecolari che hanno portato a far setacciare dai sommozzatori alcune decine di cisterne utilizzate per le coltivazioni. La sparizione di Catania, denunciata dalla moglie, lascia tutti sgomenti e confusi per le bugie raccontate dal militare alla compagna e ai colleghi proprio il giorno del suo allontanamento da casa. Nessuna spiegazione per un gesto che si tinge di giallo. Catania, stimato e apprezzato da tutti, attivo anche politicamente presso il comune di Magliolo, da qualche tempo era assente alle sedute di consiglio, ma nulla nel comportamento che lasciasse trapelare qualcosa di allarmante. Un mistero per il quale è intervenuta sul posto anche una medium, già operativa in altri casi simili, che nonostante abbia fornito alcune indicazioni, non ha portato all'individuazione di Catania. Domani il vertice in prefettura per decidere le modalità e i tempi delle prossime attività di ricerca.